qualcuno ci guardi. La vostra docente mi diceva: grazie perché il ministero, grazie perché io sono qua. Voi non mi dovete ringraziare, perché io faccio questo lavoro, io sono sottosegretario alla pubblica istruzione, quindi vuol dire che sono dipendente dei cittadini italiani e in questo momento al servizio vostro, delle scuole e di tutti i vostri docenti. Quindi è questo il rapporto che dobbiamo recuperare con la politica, una politica di servizio, ma voi ci dovete stare vicino, ci dovete aiutare a non fare errori. E io invece a tutti i docenti chiedo: tentiamo, cerchiamo tutti insieme di costruire una società migliore, una società che impari di più ad amare il prossimo, una società che guardi al bene comune non soltanto a parole, perché da qualche anno tutti parlano del bene comune, ma tutti pensano che il bene comune è solo il bene proprio. Noi abbiamo bisogno di voi, ve lo chiediamo con tutto il cuore, io ve lo chiedo personalmente. Vi sono molto vicina, vi sarò molto vicina, mi potete interpellare ogni volta che vorrete, sarò a vostra disposizione e vi faccio gli auguri più cari. Vedo il sindaco De Luca che è entrato da una porta sbagliata. Sindaco, è entrato da una porta sbagliata lui. Ah, dalla porta antica, ecco. L'ho notata subito perché erano tutti molto più giovani di lei, devo dire, quindi l'ho notata subito. Quindi ragazzi, io vi faccio un grande grande augurio a tutti voi e una sola promessa, e qua chiedo anche al sindaco che rappresenta questa bella città. Sindaco, insieme a tutti i docenti, insieme a tutti gli attori di questa città e di questa regione, dobbiamo lavorare per far sì che i nostri ragazzi, dopo la formazione, possano rimanere cittadini dei nostri territori, possano rimanere qua nei nostri territori. Dobbiamo tentare di non farli scappare più via. Per fare questo ci dobbiamo mettere tutti insieme, noi vecchi, voi giovani, e cambiare questo paese. Insieme sicuramente ce la faremo. Grazie. È arrivato il nostro caro sindaco, lo invito a esprimere il suo augurio per il liceo e saluti, grazie. Scusatevi per i saluti che non sono stati sempre adeguati, però veramente non riesco a focalizzare. Grazie signor sindaco. Innanzitutto chiedo scusa per il mio ritardo, ma ho portato il saluto della città agli stati generali della pediatria che sono in corso presso il parco di Potenza. E io sono particolarmente felice di essere qui in questo liceo. Sono felice perché, anche se io lo dico, mi sono formato presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, ma entrambe le mie figlie si sono formate in questo liceo. E devo dire che grazie alla formazione avuta in questo liceo si sono trovate benissimo all'università, stanno svolgendo la loro carriera lavorativa in maniera brillante. E io porterò sempre come genitore una grande gratitudine a questo liceo, perché è un grande liceo ed è un liceo capace di formare bene i nostri giovani. E la sollecitazione del nostro carissimo sottosegretario Doglia a far sì che questi ragazzi, che voi ragazzi, rimaniate in Basilicata con questa bella formazione che avete in questo liceo e nelle altre scuole di Potenza, ovviamente, oltre che la formazione universitaria che acquisirete. Ebbene, questa è la grande sfida, questa è la sfida di chi in qualche modo deve pensare al futuro della nostra regione. Vedete, noi stiamo vivendo un momento particolarmente difficile in Basilicata,
un momento nel quale, al di là di tutte le problematiche di lavoro, di ambientali che leggiamo quotidianamente sul giornale, noi abbiamo un grande problema. Abbiamo il problema che la popolazione della Basilicata è una popolazione che si va progressivamente riducendo. E si va riducendo perché i nostri giovani, i giovani brillanti lucani, se ne vanno da questa regione. Se ne vanno e vanno ad arricchire altri territori. E i nostri ragazzi per lo più hanno molto successo in giro per l'Italia e non solo per l'Italia, oramai hanno molto successo anche all'estero. Però una emorragia di giovani così importante come quella che sta vivendo la nostra regione rischia di mettere in crisi proprio la struttura stessa della nostra terra. Allora che cosa fare per far sì che questi ragazzi, che voi ragazzi possiate rimanere qui a lavorare e esprimere il meglio di voi stessi? Bisogna avviare finalmente, con le risorse che pure ci sono nella nostra regione, politiche di sviluppo. Bisogna pensare al futuro, a un futuro che possa determinare la formazione di posti di lavoro non soltanto di basso livello, ma soprattutto di alto livello, perché la nostra regione ha bisogno di trattenere qui i nostri giovani. E abbiamo bisogno, per avere una speranza di sopravvivenza, di far sì che i giovani laureati, diplomati e laureati della Basilicata restino a vivere qui, avendone le occasioni e avendone la possibilità. Ebbene, questo è l'impegno di una politica sana, di una politica corretta, perché, vedete, in questi giorni stiamo leggendo sulle notizie di stampa alcune questioni che riguardano una gestione della politica non corretta. Bene, è un momento che dobbiamo lasciare nel passato. Bisogna guardare avanti e bisogna lavorare tutti insieme per il bene della nostra città, per il bene della nostra gente, quello che viene chiamato, e talvolta in maniera un po' abusata, bene comune. Il bene comune significa volere bene alle nostre persone, volere bene ai nostri giovani, ai nostri figli e pensare a un futuro migliore per la nostra città e per la nostra regione. Auguri. Auguri. Intanto saluto gli altri ospiti che ci stanno raggiungendo, altri colleghi, grazie veramente di aver voluto dedicare a noi il tempo di questa mattina. Adesso c'è una sorpresa, c'è il primo intermezzo musicale che abbiamo voluto dedicare a tutti gli ospiti. Invito qui gli studenti che hanno risposto con grande entusiasmo ad una mia richiesta, l'invito sul palco. Sono Marco Parente, Dario Sartoriano e Angela Pace. Angela Pepe, non Angela Pace. Lascio a loro la presentazione del primo brano. Salve a tutti. Prima di presentare il primo brano, tutti noi tenevamo a fare un ringraziamento veramente speciale alla preside, a tutti i docenti e a tutto il personale ATA che questa mattina ci hanno dato la possibilità di seguirci qui nella nostra scuola, ma soprattutto anche a tutta questa gente. Quindi grazie davvero. Il primo pezzo che vi andremo a presentare si chiama Autumn Leaves. Autumn Leaves è un pezzo del 1945 che è stato scritto da Joseph Cosma su testi, anzi per la precisione su versi, di Jacques Brevet. È diventato uno standard jazz subito dopo la pubblicazione e vi sono in giro tantissime versioni di tantissimi autori di fama mondiale come ad esempio Barbara Streisand, Eric Clapton o lo stesso Miles Davis. E noi non eravamo troppo contenti di questo, abbiamo detto riarrangiamo un'altra versione e quindi questa è la nostra personale versione di Autumn Leaves. Buon ascolto.
bravissimi ragazzi. Li ascolteremo ancora dopo. Come ho accennato, la manifestazione di questa mattina apre simbolicamente l'anno scolastico già avviato e in un certo senso chiude le celebrazioni che sono state ricche di eventi. Le voglio ricordare brevemente per porgere un sentito ringraziamento a coloro che accettando il nostro invito le hanno rese possibili. Per la manifestazione di apertura del 20 dicembre 2013 ringrazio l'orchestra Concert Band, il maestro Paola Guarino e i professori dell'orchestra Daniela Torrio, Rocco Scarfiello, Paola Gagliardo, sull'area di Metaponto, sugli scavi presso la Torre di Satriano del 22 e 23 gennaio 2014, ringrazio il sovrintendente dei beni archeologici di Basilicata, dottor Antonio De Siena, il professor Massimo Sanna, ora sovrintendente di Pompei del Colano e già direttore della scuola di specializzazione in archeologia di Matera, e le archeologhe e docenti universitarie, professoresse Barbara Serio e Francesca Sogliano. Per il ricordo lirico e commosso di Rocco Scotellaro del 20 febbraio 2014, i più sentiti ringraziamenti al dottor Mario Truffelli. Per la borsa di studio Mecca ringrazio il preside Raffaello Antonio Mecca per la sua generosità nei confronti degli studenti meritevoli e i professori Gianpaolo D'Andrea e Aldo Corcella della commissione del concorso, carissimi amici di questo liceo. Ricordo inoltre l'intervento del professore Andrea Suggi, l'intervento del professor Giovanni Cipriani dell'Università di Foggia, dell'assessore Raffaele Liberali, dell'ispettore Gerardo Pinto, che hanno partecipato e reso vivace il dibattito sulla tavola sull'attualità degli studi classici. Per la festa degli allievi e degli ex allievi del 7 giugno 2014 ringrazio la dottoressa Rosanna De Nittolis, il musicista Rocco Petruzzi e lo scienziato Ettore Appella, protagonista anche di un toccante ed emozionante incontro qui nell'Aula Magna con gli studenti il 6 ottobre scorso insieme al fratello Paolo. Se chiudiamo le celebrazioni, non chiudono, non finiscono le attività culturali ad esse legate. Il 19 dicembre ospiteremo il professor Paolo Nepi, docente di filosofia morale presso l'Università degli Studi di Roma 3, che terrà agli studenti una lezione sull'importanza degli studi classici, la cittadinanza invitata. E nel mese di gennaio, il professor 2015, il professor Lelio Mazzarella, già docente di fisica chimica dell'Università Federico II di Napoli, ci parlerà dell'importanza del concetto di forma. Questa è la parte che riguarda gli incontri, ma oltre gli incontri, le lezioni e le testimonianze, abbiamo voluto lasciare una traccia, non madreperlacea di Lumaca, affinché le celebrazioni potessero lasciare un segno indelebile, monumentum mare perennius. Abbiamo deciso di impegnarci con tutte le risorse umane e finanziarie a nostra disposizione nella realizzazione di qualcosa di più ampio e complesso. Con un progetto arduo, ma nel contempo assai gratificante, è stato restituito alla scuola e alla città il prezioso patrimonio custodito fra le mura della scuola, i volumi del fondo antico, i documenti dell'archivio storico, la biblioteca. Grazie alla fattiva opera di collaborazione della dottoressa Gino, con il coinvolgimento la dottoressa Gino non avrà chiuso occhio negli ultimi giorni, che con il coinvolgimento prezioso dei docenti, ma degli studenti e di tutto il personale, è stato possibile realizzare il recupero di documenti e registri, il riordino dei dati relativi a circa 25.000 volumi, il parziale rinnovamento dell'arredo della biblioteca. Apriremo oggi la nuova e confortevole sala di lettura e la mostra che avete intravisto qui nell'atrio della scuola e che poi sarà trasferita al Museo Provinciale di Potenza, la mostra di alcuni volumi e di altri documenti provenienti anche da istituti culturali italiani che hanno consentito di ripercorrere i momenti salienti di una storia locale impegnativa e florida. Alcuni esempi dell'importanza dei documenti.
nella ricerca di archivio sono emersi documenti preziosi e interessantissimi che testimoniano, e ci tengo molto a sottolinearlo, il ruolo incisivo del liceo nella città di Potenza come istituzione culturale. Vorrei leggere a questo proposito, per l'archivio, per quanto riguarda l'archivio, il messaggio del dottor Michele Durante, che è il direttore della sovrintendenza archivistica della Basilicata. Per lui non è stato possibile essere presente qui, ma vi voglio testimoniare quello che è stato il suo interesse per il lavoro che abbiamo svolto qui. Avrei voluto infatti con molto piacere intervenire all'iniziativa ed ascoltare l'Alexio Brevis, l'Alexio, scusate, Magistralis e il professor D'Andrea e visitare la mostra documentaria e bibliografica, avendo avuto l'opportunità di apprezzare nel corso della mia recente visita il rigoroso intervento di recupero e valorizzazione che codesto istituto ha effettuato sul suo patrimonio storico documentale. Come ebbi modo di confidarle, attività di questo genere che evidenziano non solo rispetto della normativa vigente, ma anche la consapevolezza del valore della memoria, rappresentano per chi da anni tenta di salvare un patrimonio ormai destinato al degrado, modelli virtuosi da proporre alla comunità lucana. Le istituzioni che gestiscono gli archivi sottoposti alla vigilanza della sovrintendenza sembrano ormai, soprattutto in questi ultimi anni, rassegnate a considerare il loro patrimonio documentale un peso, i cui costi di conservazione sono diventati un lusso, il che comporta conseguenze devastanti, inimmaginabili, anche sotto il profilo della conservazione di documenti che attestano la certezza dei diritti. Occorre perciò ora più che mai e con tenace caparbietà sostenere, incoraggiare e promuovere iniziative come quella che l'Orazio Flacco presenta alla comunità, anche e soprattutto per dimostrare che dove la memoria è viva, è conosciuta, studiata e rielaborata, c'è sviluppo, ci sono idee, c'è un futuro da progettare con la consapevolezza che nasce dalla conoscenza delle proprie radici. Auguro a lei, al personale e agli allievi dell'Orazio Flacco un percorso di attività lungo e felice che possa essere ricordato nel tempo dagli studenti come fondante per la loro formazione umana e professionale. Grazie al dottor Durante per questo messaggio. La lezione di storia la fa il professor D'Andrea. A me si è consentito soltanto qualche riferimento interessante che testimonia appunto il proficuo rapporto tra liceo e città. Un riferimento riguarda la società Dante Alighieri, saluto la professoressa Pennacchia se è qui in sala. Vi spiego, l'interesse per la tradizione linguistica e letteraria, soprattutto italiana, coltivata nell'istituto, spiega il curioso ritrovamento nell'archivio storico di un documento unico, il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Potenza della società Dante Alighieri. Non solo dimostra che il comitato potentino della Dante trae linfa originaria proprio dall'impegno di alcuni professori della scuola, ma consente di retrodatare alla fine del 1908 la prima costituzione dell'associazione a Potenza. Questo è ricerca storica. E ancora un altro dato importante che riguarda le scuole tecniche. Che il rapporto tra liceo classico di Potenza e il territorio sia intenso, l'aveva già testimoniato la nascita, dal seno di questo istituto, della prima scuola tecnica della città, che nel 1869 era nata dall'invito rivolto dal prefetto della provincia del tempo, convinto che le scuole tecniche, in taluni casi e in date condizioni, siano da preferire alle classiche. A cogliere quell'invito era stata proprio un'associazione di giovani benemeriti professori del ginnasio liceo, i quali non solo avevano preso l'iniziativa, ma si erano resi disponibili gratuitamente per le lezioni da svolgere nelle ore serali in quelle stesse classi frequentate al mattino dai liceali. In molte città d'Italia la fondazione di scuole tecniche e professionali si deve a note personalità, ma a Potenza sono quasi sempre professori del liceo, le foto sono esposte nella mostra, che testimonia in questo modo il ruolo di primo piano svolto da questa istituzione dal punto di vista scolastico ma anche e soprattutto culturale. I docenti non si occupano, ora come allora, soltanto delle lezioni ed intrecciano tra loro e con la realtà esterna relazioni tali da rendere la scuola un osservatorio privilegiato e un centro propulsivo per lo sviluppo della vita culturale civile anche al di là delle mura scolastiche.
Ma non basta. Perché oggi è la festa della scuola della Basilicata? Perché all'interno di una lunghissima serie di registri dell'archivio storico del liceo, attraverso i quali si può ripercorrere la storia del nostro istituto nel contesto dell'unità, dall'unità d'Italia ad oggi, sono custoditi anche quelli delle sedi distaccate che nel corso del tempo hanno assunto autonomia istituzionale sul territorio della provincia di Potenza. Avreste immaginato anche Moliterno negli anni 50? Lauria, Venosa, Viggiano, Rio Nero, Senise e Lago Negro fino agli anni 70. E ricordiamo fra queste anche il liceo scientifico Galilei di Potenza, ringrazio la collega di essere qui, la collega Camilla Schiavo, scuola che nell'anno scolastico 1962-63 venne annesso al liceo ginnasio Quinto Orazio Flacco con un numero di iscritti pari a 112 e che nell'anno scolastico 63-64 con decreto del Presidente della Repubblica diventò istituto autonomo. E il convitto nazionale di Potenza, situato ora in Bianzio, istituto annesso al liceo fin dalle origini napoleoniche, che conserva tutt'oggi il nome di Salvatore Rosa, ha un liceo scientifico interno. Ebbene, vogliamo ricordare del convitto un vicerettore, un professore del liceo, Bruno Sai, che curò pubblicazioni nei primi anni 60 sulla storia del liceo classico di Potenza. Queste note sono solo state, come dire, qualche piccola anticipazione di una serie di riferimenti che potrete individuare e apprezzare nella mostra documentaria che inaugureremo alla conclusione di questa mattinata in Aula Magna. Ma perché si parli di storia, io invito qui sul palco, ringraziando commossa, il professor Giampaolo D'Andrea, che